sponsor, ma credo che sia opportuno da parte mia, in rappresentanza della società, andare a ringraziare tutti quelli che sono gli sponsor di questi anni e anche per questa stagione ci saranno vicini. Comunque questa è la realtà dei fatti, ci sono stati nuovi ingressi quest'anno di cui ne siamo orgogliosi e speriamo a loro che non ci conoscono ancora con il nostro lavoro di poter dimostrare che i loro investimenti sono stati fatti in maniera adeguata e speriamo che possano diventare progetti duraturi anche con loro. Per cui grazie a tutti, non vado a menzionarli uno per uno perché sarebbero i tempi, ne annunciamo troppo. Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, beh, così almeno chiudiamo quella che è stata un po' la settimana scorsa, una settimana che comunque ha lasciato qualche strascico, ma che comunque credo che sia giusto chiudere nel ricordarne e ringraziare tutti i giocatori che nel 2009-2010, quando è partito il famoso progetto che in 3 anni avrebbe dovuto portarci a grandi risultati, ci ha portati subito, per cui sia giusto ringraziarvi tutti. E con questo mi attacco alla partenza di Nicola, no? Perché tutti avete capito. Io domenica scorsa, quando sono venuto a conoscenza dell'infortunio subito da un collega dei nostri ragazzi, per cui parlando di Luca Cigallo, guardiatore del Kazan, ho avuto una sensazione. E la sensazione mi portava a pensare, conoscendo le dinamiche russe, che loro sarebbero andati a valutare chi era disponibile sul mercato, non chi era libero ma chi era disponibile. Sapevo e pensavo che pensassero a Nicola e si è verificato questo, per cui quando si è presentata a lui questa opportunità, lui ha inteso sposarla, giustamente mi sento di dire, perché a 40 anni comunque è giusto anche che si valutino progetti di questo genere. Però devo dire la verità che da mercoledì, quando ho cominciato insieme a Roberto a valutare quella che poteva essere la nostra strada, mi sono reso conto che siamo stati anche fortunati nel far sì che sul mercato ci fossero disponibili per due casi separati, ma due giocatori in quel momento che erano pronti per raggiungerci e dire a lui. Questa è stata una fortuna, perché se noi non avessimo trovato Manuel Coscione e Nico Frerix sarei stato sicuramente più in difficoltà, per cui mi voglio ritenere ancora fortunato sotto questo punto di vista. Qui sono andato a presentarti quelli che insieme a Xavier Gonzalez, che credo che sia un rito ritorno, e oggi vado a comunicare una cosa che probabilmente nessuno sa. Xavier Gonzalez, per quello che è stato in 10 anni con noi, sarà il nostro nuovo capitano. Sono un po' emozionato, credetemi, perché quel famoso 5 giugno, se lo ricorda, ho vissuto in diretta la sua volontà di uscire da un mondo che non gli apparteneva e diventare, non offender, spero che nessuno si offenda, un cittadino libero. E il fatto che lui sia arrivato a Cuneo, io l'ho seguito molti di questi anni, mi fa molto piacere.